Scusami, scusi, il settore automotive è un po' in difficoltà nel nostro paese, con i lavoratori Stellantis preoccupati, hanno programmato lo sciopero per il 18 ottobre. Il governo resta attore su Stellantis o intende intervenire in qualche maniera? No, il governo ovviamente farà la sua parte come l'ha sempre fatta per aiutare, soprattutto per aiutare questi lavoratori, anche dialogando con Stellantis, a patto che chiaramente le proposte che si portano siano proposte che sono favorevoli per gli interessi italiani. Insomma, questa è diciamo, forse la grande novità, ecco, nel rapporto con queste grandi aziende che il governo ha cercato di introdurre. Quindi c'è un confronto che è sicuramente franco, ci sono iniziative che il governo ha portato avanti, il tema degli incentivi piuttosto che, e poi chiaramente chiediamo che quando si ha un'interlocuzione lo si faccia anche immaginando quello che è l'interesse della politica. L'interesse della politica è difendere i suoi siti produttivi, difendere i lavoratori. Dopodiché io ho detto all'Assemblea di Confindustria e ripeto che sul tema dell'auto credo che anche con il mondo proprio industriale italiano, non solamente italiano ma direi europeo occidentale, una valutazione su come sta evolvendo, no? Il rapporto con l'auto prima o poi si debba fare, perché rischiamo di essere convinti di vivere in un mondo che è cambiato. Grazie.